come ha detto Pietro, mi chiamo Nicola Ascoli, è un nome che ovviamente tradisce la mia origine ebraica, una famiglia mista, schenazita e sefardita, in particolare perseguitata durante la guerra. Credo che questo abbia contribuito a un mio interesse sull'identità in generale e sull'identità culturale, etnica e sull'alienità. Chi è l'alieno? No? Perché l'Europa ha bisogno di proiettare su qualcuno o su qualcosa l'alterità, l'alienità? Ho studiato medicina a Roma, alla Sapienza, poi mi sono interessata alla psichiatria e la scuola di Roma è una scuola fortemente orientata sul versante psicoterapeutico, quindi abbiamo avuto i nostri 4 anni di terapia familiare durante la specializzazione, ho fatto la mia analisi personale mentre mi specializzavo e ho studiato poi psicoterapia psicoanalitica con Nicola Lauli e alla scuola di De Panama. Dopo un paio d'anni a Roma sono emigrata a Londra nel 2004, dove erano assolutamente in ginocchio e cercavano psichiatri di qualsiasi provenienza, esperienza. Io ero proprio fresca di specializzazione, ho fatto domanda, sono partita inizialmente per un anno e ovviamente sono ancora lì dopo 12 anni e mi sono trovata a fare il primario. Ho fatto un casino inenarrabile per i primi 2 anni, ovviamente per mancanza di esperienza. Poi ho incontrato il mio compagno che è un immigrato anche lui, viene dallo Zimbabwe, dalla tribù Ndebele. Lui ha vissuto a Londra per più di 25 anni, è divorziato con 2 figli, avendo sposato una donna inglese, bianca e bionda, con capelli ricci, quindi una storia... quindi diciamo che la multiculturalità per me è un'esperienza sia della mia famiglia di origine, sia della mia professione, sia della mia vita personale. E quindi questa è la mia prospettiva, cioè la mia prospettiva sulla multiculturalità dipende da tutte queste aree. Nel 2011 Kamaldeep Bui, che forse qualcuno conoscerà di nome come ricercatore della Dalhousie Medical University, ha istituito il Cultural Consultation Service. Dopo anni di negoziati con i vertici della ASL per i fondi, come doveva essere l'equipe, quali dovevano essere gli obiettivi terapeutici, eccetera. E questo servizio sarebbe dovuto andare avanti 3 anni e invece dopo 1 anno e mezzo ci hanno chiusi perché poi è arrivata la crisi finanziaria, eccetera, è arrivato un contesto molto forte di tagli al Servizio Sanitario Nazionale, molti servizi hanno chiuso, tra cui anche questo. Però in questo 1 anno e mezzo di lavoro abbiamo tirato su una discreta mole di dati, abbiamo pubblicato varie cose. Allora, vi descrivo prima l'area in cui ho lavorato per 11 anni, perché credo sia molto diversa dal contesto italiano. Naturalmente l'Inghilterra ha una storia coloniale molto ben conosciuta, molto diversa dall'Italia, che influenza pesantemente il modo in cui viene proprio teorizzato e praticato il lavoro con le minoranze etniche e con gli immigrati.
Naturalmente queste sono anche le zone da cui vengono la maggior parte degli immigrati, soprattutto Nigeria e le zone dell'Africa meridionale, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, recentemente Iraq, Afghanistan, Siria, e negli ultimi direi 5-10 anni un numero molto significativo di persone dall'est europeo. Quando i paesi dell'est sono entrati a far parte dell'Europa, l'Inghilterra è stato il primo paese dove potevano lavorare immediatamente. Quindi questo ha causato un'ondata migratoria. Per 11 anni ho lavorato in una zona di Londra Est, che è una zona famosa proprio per il mix tra culture e religioni diverse. Quindi abbiamo 243.000 abitanti, molti giovani, relativamente pochi anziani, il 15% disoccupati o disabili, il 39% nati all'estero e il 61% nati in Inghilterra. I britannici, gli inglesi bianchi, o white British, dicono in Inghilterra, sono il 33,8%. E questo mette subito in luce chi è la minoranza e chi è la maggioranza. Quindi diciamo che per ragioni proprio direi molto materiali, numeriche, l'approccio all'altro, visto come una specie di particolarità esotica, no, è assolutamente inesistente. Cioè il 70% dei miei pazienti sono stranieri. E a questo si aggiunge anche un argomento molto spinoso, che è quello della sovrarappresentazione percentuale delle minoranze etniche in TSO, in trattamento sanitario obbligatorio. Negli ospedali c'è una mole di letteratura che dimostra come, ad esempio, i gruppi etnici, per esempio africano e caraibico, abbiano una prevalenza nella popolazione ospedaliera in TSO che è 10 volte quella dei pazienti white British. Il mix religioso è altrettanto interessante, con una forte presenza ovviamente dei musulmani. Anche i cristiani? I cristiani non scherzano, molti pentecostali dall'Africa subsahariana che si chiamano Christians, si autodefiniscono Christians di varie denominazioni. Ecco, quindi white British, other white, Asian. Gli inglesi per Asian intendono indiani, il sud-est asiatico. Chinese è un gruppo etnico a sé. Black. Vedete già come la classificazione etnica britannica è una confusione di concetti. Il cinese è una cittadinanza, white and black è una razza, Asian è una provenienza geografica, no? Quindi nello sforzo di mettere ordine, no, in questo caos di identità, così si crea molto all'inglese un criterio empirico, no, di classificare le persone da dove vengono, che secondo me dice di più degli inglesi che della distribuzione etnica e culturale della popolazione. E questi però sono i pazienti nei servizi. Vedete, la percentuale dei black sale, no? Gli asiatici invece sono sottorappresentati. 87,9% perché in alcuni non c'è la nazionalità scritta in cartella. A questa così varietà di pazienti corrisponde una varietà di operatori dei servizi, quindi bianchi, asiatici,
E neri, neri gli inglesi intendono dall'Africa, dai Caraibi, oppure dicono black other. Nessuno ha mai capito esattamente da dove vengano questi black other. Quindi sono dell'equipe, soprattutto l'equipe ospedaliere, molto molto diversificate dal punto di vista etnico, razziale, culturale. Quindi, come dicevo, porterò un caso che rappresenta le tensioni che si possono avere. Il servizio di consultazione culturale nasce come concetto in Canada nel 2003. Lawrence Kirchmayr, che forse qualcuno di voi conosce, mette su il primo servizio come modello di integrazione delle scienze sociali e umane, soprattutto l'antropologia, il paradigma psichiatrico. Kirchmayr pubblica i primi risultati di questo servizio nel 2003 su Transcultural Psychiatry, la rivista, e trova errori diagnostici che ovviamente hanno come conseguenza terapie inadeguate e quindi fallimento dell'alleanza terapeutica. E dopo l'intervento dell'equipe di Cultural Consultation, un'alta soddisfazione del personale rispetto al proprio ruolo, un miglioramento dell'accuratezza diagnostica del piano terapeutico e sottolinea la necessità di formazione degli operatori sulle tematiche relative all'interculturalità. Il contesto britannico è ovviamente molto diverso da quello canadese e anche da quello italiano. C'è stato molto difficile mettere su questo servizio. Il paradigma psichiatrico è dominato ovviamente dalla cultura, no, della diagnosi secondo i codici del DSM o dell'ICD-10. Abbiamo delle linee guida molto molto strette la cultura dominante è quella dell'evidence-based, quindi diventa molto difficile trattare le presentazioni cliniche complesse e indefinite, no? O inventarsi qualcosa che funziona al di là delle linee guida e prescrivere questo tipo di trattamenti che magari non esistono da nessuna parte. Il contesto inglese è molto attento al contenimento del rischio, c'è nel TSO, no? Nel trattamento sanitario obbligatorio esiste ed è anche molto pesante il criterio della pericolosità per sé e per gli altri, e naturalmente è un contesto che risente dell'eredità del colonialismo, non solo rispetto alla provenienza dell'immigrazione, ma anche rispetto alle rivendicazioni postcoloniali. C'è la cultura del politically correct, è molto difficile parlare di certe cose, insomma, complesse e potenzialmente no, sensibili. E come dicevo, siamo in un periodo di pesanti tagli. Nel contesto locale, ovviamente, abbiamo dovuto tenere in considerazione per mettere sul servizio di consultazione culturale che andavamo a lavorare con equipe molto diversificate, insomma anche diciamo molto stressate, con alti livelli di burnout, precisamente per i tagli. E quindi abbiamo messo su un'equipe multidisciplinare in cui c'ero io come psichiatra e psicoterapeuta, poi c'era un capo dell'equipe che era un'antropologa con una sua formazione in counseling, poi c'era un infermiere psichiatrico che anche lui era un antropologo e una ricercatrice per la raccolta e l'analisi dei dati. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la consultazione clinica culturale secondo il modello della formulazione culturale del DSM-IV, oggi quinto, e abbiamo ricevuto degli invii lavorando in
insieme all'equipe inviante su queste presentazioni cliniche complesse. Abbiamo estratto la narrativa del paziente, quella dell'equipe, abbiamo fatto la cultural formulation e siamo arrivati a una comprensione e a un piano terapeutico culturalmente condivisi, con buoni risultati che non ricordo se ho illustrato in seguito oppure no. Facendo questo, quindi lavorando insieme all'equipe, abbiamo fatto anche indirettamente una formazione per gli operatori che hanno quindi imparato come si fa la cultural formulation. Abbiamo offerto consulenza per l'organizzazione, abbiamo raccolto proprio un database sui servizi non, diciamo, esterni al Servizio Sanitario Nazionale, ma sui servizi di volontariato che nella zona che offrono assistenza in vario modo agli immigrati, e abbiamo poi fatto ricerca sugli esiti clinici. Vediamo gli invii. Gli invii, quelli in blu, sono stati più frequenti. Quindi l'equipe invia al servizio, no, di consultazione culturale delle volte perché sono perplessi sulla diagnosi. Ma questo ha una psicosi o le cose bizzarre che ci dice sono assolutamente pertinenti, considerando che è arrivato 3 giorni fa da tale paese. Quindi chiarimento diagnostico. Moltissimi hanno inviato cercando di capire se il paziente non aderiva al progetto terapeutico per motivi legati alla discrepanza culturale tra il paziente e famiglia da una parte e il servizio dall'altra. Molti hanno voluto sapere da noi dove poter inviare pazienti di una certa provenienza culturale, come dicevamo prima, nella speranza che un servizio diretto da operatori della stessa provenienza potesse essere più accettabile per il paziente. Approfondimento delle esperienze vissute di razzismo e discriminazione e di come queste potessero influire sulla presentazione clinica, risoluzione di conflitti tra cultura ospite e cultura di origine. L'esempio classico inglese è l'omosessualità, che in un contesto britannico è completamente tollerata e invece in certe culture è assolutamente proibita. Quindi risoluzione di conflitti tra cultura originaria e cultura britannica, specialmente tra genitori e figli, quindi tra genitori immigrati da paesi di origine, figli nati e cresciuti a Londra, no? E magari educati in scuole inglesi, e poi richiesta di mediazione, no? Tra la famiglia e i servizi per migliorare l'alleanza terapeutica. Noi abbiamo pensato che questi invii, no? con le varie motivazioni, configurassero una cultura della cultura. Cioè che un'analisi degli invii ci avrebbe consentito di capire che cosa c'è nella testa degli operatori quando diciamo la parola cultura. Abbiamo trovato una certa diffidenza a collaborare col servizio e una serie di dinamiche di negazione dell'importanza della cultura, dell'etnicità e della razza. È stato difficile per certe equip capire il ruolo del servizio. Ma voi cosa ci siete a fare? Ma i soldi, chi ve la dà? I fondi, no? Che stanno tagliati da tutte le parti. Ma come avete fatto ad avere i fondi? Come, no? Il fatto che voi esistete, cosa presuppone? Presuppone forse che noi non siamo abbastanza bravi a lavorare sulla cultura. Presuppone che siamo ignoranti.
L'equipe di Early Intervention in Psychosis, di intervento precoce, è stata particolarmente la più dura proprio da convincere. Ci hanno detto: siamo già culturalmente competenti, se ci capita un eschimese o una roba del genere magari vi chiamiamo, cioè della serie andate bene solo per, proprio per l'esotico estremo, no? E l'ultima, che secondo me è la più interessante, perché di nuovo rimanda a questo concetto che se tu vieni da una certa cultura allora sai curare quelli che provengono, no, dalla stessa cultura, e noi siamo già molto diversificati, guarda, africano, bengalese, sudamericano, italiano, siamo già molto diversificati, non ci servite, grazie. Quindi, diciamo, era stata una collaborazione col servizio chiaramente percepita come rischiosa, con un timore che noi potessimo andare lì a scrutinare delle pratiche cliniche ben consolidate, perché la prescrizione acefala del farmaco di cui parlavamo stamattina, diciamo la verità, è molto rassicurante, non costa tanta fatica e è una pratica molto ben consolidata. Ci siamo chiesti se per caso non ci fosse anche una previsione di scarsi benefici dagli invii. La tesi predominante era che la corrispondenza etnica e culturale tra paziente e operatore assicurasse automaticamente che la dimensione culturale fosse inclusa, no, nel processo di assessment e nella cura. Quindi abbiamo imparato che trattare la dimensione culturale suscita reazioni di rifiuto, diffidenza e ostilità. Non vorrei dare un'immagine completamente negativa, chiaramente molti altri operatori hanno lavorato benissimo, si sono entusiasmati, no? Però chiaramente è questo tipo di reazione che è la più interessante dal punto di vista della ricerca. Alcune narratives, dicono gli inglesi, prese dagli operatori. Come ho ricordato, abbiamo lavorato sui miti, no? Sulla narrativa del paziente e su quella dell'equipe. Pazienti, colleghi e managers mi possono insultare, schiavizzare e reprimere, ma solo durante il turno. Finito il turno, finisce tutto, stacco la spina e me ne frego. Ecco come mantengo la mia sanità. Questa era un'infermiera africana. Sì, penso che ci sia l'eco, no? del colonialismo e dello schiavismo. Che altro lavoro posso fare? Non ci sono posti e nel mio paese è anche peggio. Di me non gliene importa a nessuno. Mi chiedono la mia opinione, ma che senso c'ha? Tanto le decisioni nel servizio sono già state prese. Quindi una branca collaterale e come evoluzione del Cultural Consultation Service è stata quella poi di proporre tutto un lavoro sul burnout, no? E sullo stress, sul posto di lavoro. Quindi abbiamo trovato burnout, depersonalizzazione, perdita di empatia, isolamento, no? Alienazione da una cultura della solidarietà sul lavoro. Abbiamo visto come questi sentimenti possano essere determinati da fatti storici, quindi lo schiavismo, il razzismo, il colonialismo, e abbiamo riflettuto su come questi, non so se ho fatto bene a definirli sentimenti, possano essere suscitate da pratiche e contesti attuali, il reparto chiuso, il confinamento, la seclusion. In Inghilterra non si tengono i malati legati al letto, non c'è il contenimento fisico, si usa la stanza vuota di seclusion per pazienti particolarmente aggressivi, il TSO, l'iniezione quando il paziente non prenda il farmaco, no? Ricreano un ambiente oppressivo che in un'equipe multiculturale di immigrati con questo tipo di eredità storica, no? Dello schiavismo e della colonizzazione può
creare dei conflitti e dei malesseri e possono costituire un dilemma irrisolvibile per gli operatori. Altrettanto significativi gli invii che non abbiamo mai ricevuto. Noi ci siamo proposti come un servizio di consultazione culturale in senso lato, non solo per i pazienti ma anche per l'equipe e l'organizzazione. Quindi nessuno ci ha chiesto qual è l'influenza della mia cultura sulla relazione terapeutica. Cioè, quando ci inviano il paziente difficile, la domanda è sempre: ma è la cultura del paziente? Ma c'è qualcosa nella cultura del paziente che gli impedisce, no, l'aggancio terapeutico o l'aderenza, no? Nessuno si chiede: ma com'è la mia cultura, no, influenza questa relazione terapeutica? Nessuno ha voluto un'analisi della cultura dell'equipe o mediazioni di conflittualità all'interno dell'equipe, che è il caso che presento tra un minuto. Nessuno ha chiesto una sorta di mediazione tra operatori di culture diverse, e abbiamo ricevuto 92 invii nei primi 10 mesi, di cui solo 4 per pazienti inglesi. E qui ovviamente l'assunto è che solo gli stranieri hanno una cultura, perché gli inglesi, che pure sono la minoranza, no, nel territorio dove abbiamo lavorato, gli inglesi no, non hanno bisogno di un cultural consultation service, perché quella inglese è la cultura, con la L e la C maiuscole. Quindi abbiamo visto una selva di immigrati da tutto il resto dell'universo, 4 inglesi, di cui uno era una situazione molto conflittuale in un matrimonio interculturale, e l'altro era una conflittualità con un ragazzo adottato dalla famiglia che veniva da un paese africano. Quindi è sempre colpa dell'altro, non è mai colpa dell'europeo, no? Quindi, come concettualizzano la competenza culturale questi operatori? Uno, serve solo quando si lavora con minoranze etniche, no? Quindi solo le minoranze etniche hanno una cultura, le PIC territoriali, l'organizzazione sono culturalmente neutrali, con l'eccezione che gli stranieri nell'equipe che hanno una cultura, chiaramente, possono lavorare con i pazienti che vengono dallo stesso paese. Quindi c'è un certo distacco, un certo disinteresse, no, sull'influenza dei fattori culturali nella cura psichiatrica, in base all'assunto che comunque siamo già bravissimi e la cultura comunque non è una cosa a parte, è già considerata, no, nel nostro assessment. Quindi la cultura della cultura è che la cultura appartiene all'alieno, all'altro, no? Quindi accettata come un oggetto di studio solo quando viene localizzata nel paziente, quindi a una certa distanza da me, dall'operatore. Quindi il locus della patologia, della complessità e le ragioni del fallimento terapeutico è la cultura del paziente e non la mia. Vorrei sottolineare questo punto, no? Perché per circa 10 anni ci siamo preoccupati di patologizzare la cultura, e la domanda se il paziente dal detali è psicotico quando dice sono posseduto da un gin, oppure no, è un fatto culturale accettabile, no? Questa è la preoccupazione, cioè che vado a rendere patologici per ignoranza degli elementi culturali stabiliti e accettati. Nei casi che abbiamo studiato invece abbiamo visto che esiste anche l'estremo opposto, che pregherei gli studenti di non commettere questo errore nella loro pratica clinica futura, cioè la assoluta, così, l'innamoramento, no, per la dimensione culturale e la che porta poi alla culturalizzazione della patologia e quindi alla negazione della cura, che è uno sviluppo, diciamo, da noi abbastanza recente. Io ho un esercito
di pazienti che mi finiscono in ospedale in TSO perché si è creduto per mesi o anni che il loro comportamento fosse accettabilmente, no, culturalmente determinato. Qui faccio l'esempio della donna somala che è arrivata in ospedale, che da anni si rifiutava di tornare a casa perché aveva un delirio persecutorio sull'ex marito. Secondo lei l'ex marito aveva assoldato dei cecchini per ammazzarla e aveva messo tutta una serie di trappole, per cui questa campava letteralmente con la valigia in mano, andando, bussando di porta a porta alle altre famiglie somale, finché finalmente arriva al centro, no, di un servizio di volontariato per immigrati somali, e questi, grazie a Dio, ce la portano. Mi arriva in ospedale, io faccio una proposta di TSO, qualcun altro mi deve fare la convalida, perché in Inghilterra proposta e convalida sono due medici indipendenti. Mi arriva questo collega dicendo: io non te la faccio la convalida, perché si sa, i somali hanno il gene nomadico, il gene nomade. Una qualche leggenda metropolitana, di cui mi sono rifiutata di andare a vedere l'origine, secondo il quale i nomadi, i somali appunto, hanno questi comportamenti nomadici, no? E va tutto bene. Quando era proprio il centro, no, di sostegno e di supporto dei somali che ci diceva: oh, ma questa sta male, che famo, no? Ecco, quindi la culturalizzazione della patologia è altrettanto razzista della patologizzazione della cultura, solo più difficile da combattere, direi. Perché è molto più facile portare in tribunale quello che dice: i negri puzzano e io non ce li voglio nel mio reparto, piuttosto che combattere quello che per eccesso di, appunto, esoticizzazione, no? Ecco, dell'alieno, si innamora del gene nomadico e lascia la povera paziente praticamente senza fissa dimora. Questo è un esito positivo, e anche qui ritorno a questo mito della corrispondenza etnica e culturale tra paziente e operatore. Lo chiamiamo Pippi, un uomo di 50 anni, nato a Londra da famiglia giamaicana, con una diagnosi di schizofrenia paranoidea da circa 20 anni, arrivato alla fase dei sintomi negativi, autismo in senso gloriano, chiaramente, ragionamenti pseudologici, molto manierato nell'eloquio, nella gestualità, solo che vive nello squallore perché è completamente chiuso in casa, non va a prendere il sussidio, non pulisce, non si lava, non si capisce bene cosa mangia, non paga le bollette, quindi non c'ha acqua calda, non c'ha gas, non c'ha luce, elettricità. Quindi da circa 20 anni, quando la puzza, va bene, nel suo appartamento supera la porta, cioè quando l'appartamento proprio puzza dal di fuori, i vicini chiamano la polizia che butta giù la porta, lo piglia, lo arresta, il comune fa una ripulitura generale dell'appartamento e poi ce lo rimette e tutto comincia, no? E un altro ciclo così comincia. Allora, questo paziente, l'equipe territoriale non sa bene che cosa farci, perché lui rifiuta di vedere chiunque dall'equipe. Rifiuta lo psichiatra perché è irlandese e lui è giamaicano, e quindi l'irlandese non mi capisce. Rifiuta le donne perché lui è un uomo e le donne non lo capiscono. Rifiuta uno psicologo black british
perché lo psicologo non è un antropologo e quindi non lo può capire. Rifiuta un'altra serie di persone perché sono troppo giovani e lui invece ha 50 anni e accusa tutti di essere degli operatori oppressivi che lo vogliono semplicemente mettere in TSO perché lui è nero. Quindi dice: voi siete un branco di razzisti, non ci capite niente, mi volete in ospedale solo perché io sono di colore, e l'equipe è completamente paralizzata. E quindi ci chiamano. E ci chiamano e ci dicono: per caso c'avete un psichiatra di colore? E noi diciamo no, cioè, perché ero io lo psichiatra, potremmo trovarne uno, ma cioè, una volta che l'abbiamo trovato, poi, cioè, questo sta così da 20 anni, no? Cioè, qual è il progetto terapeutico? Allora, riusciamo a convincere questo paziente a vedere l'infermiere antropologo, che è anche un africano che proviene dal Kenya, e che bussa alla porta 13 volte, il paziente apre uno spiraglio, non fa mai entrare nessuno e ovviamente apre sempre nella stessa vestaglia, che dietro è inesistente perché lui passa le giornate seduto sul divano con questa vestaglia che quindi si è consumata dietro, e per 13 volte dallo spiraglio facciamo più o meno la cultural formulation, e diciamo che l'equipe inviante si rifugiava nel... è una sua scelta vivere così. Questo è uno che parla bene, in realtà era manierato, no? Questo è uno che parla bene, a noi ci sembra che sappia quello che faccia, è una sua libera scelta di vivere così, e noi sicuramente razzisti non siamo e non vogliamo essere chiamati, quindi lo lasciamo così. Noi invece produciamo una consulenza in cui diciamo: questo sta malissimo, è psicotico, è manierato, lo dovete mettere in TSO e lo dovete mettere in riabilitazione. E così è, fanno un TSO e stavolta, invece che nel reparto acuto, aspettando che l'appartamento venga ripulito, lo mettono in riabilitazione. In riabilitazione accade un miracolo. Piglia la terapia, vede lo psichiatra che non solo è bianco ma è pure sudafricano. Quindi immaginate il paziente, no, che accusa tutti di razzismo, cosa può inventare, no, sul fatto che lo psichiatra viene dal Sudafrica ed è bianco. Prende la terapia, più o meno a suo modo partecipa ai gruppi, viene dimesso in una struttura residenziale in condizioni umane, non ottimali ma non umane. Allora facciamo una seduta di gruppo per cercare di capire perché questo sul territorio non voleva vedere nessuno, invece in riabilitazione ospedaliera collabora e migliora. E non ci riusciamo a capire perché, finché un infermiere, senza sapere niente, senza aver letto niente, dice: ma vedi, come facevamo a dargli la nuova terapia? Lui arrivava, no? Arrivava, no? Alla terapia, ecco, perché voi razzisti, voi qui, voi là. Cioè, noi che siamo anche di colore, gli abbiamo detto: senti, sai che c'è, hai ragione, il razzismo c'è, vedo che tu sei stata una vittima, veramente ce l'ho avuto anch'io sulla pellaccia mia il razzismo, perché vivo qui da 20 anni, e ti dico che è molto stressante. E quindi io lo so tu come ti senti, allora prendi questo perché ti aiuta. E il paziente prende la terapia. Quindi, mentre l'equipe territoriale è paralizzata dall'accusa di razzismo, per qualche motivo, lei non fa niente, per qualche motivo l'equipe ospedaliera accoglie questa narrazione, no? E dice: hai ragione, è vero, è una società razzista, e lo so io in prima persona. Allora io ero molto stressato, secondo me anche tu sei molto stressato, perché il razzismo è stressante.
prendi la terapia e lui la prende. Quindi alla fine la corrispondenza che conta non è quella tra i colori delle facce o la lingua o la religione o l'età o l'orientamento sessuale, è l'empatia, è l'accoglienza, è la corrispondenza tra la narrazione del paziente e la risposta dell'operatore. Quindi in conclusione abbiamo visto che trattare una dimensione culturale suscita una varietà di reazioni. Alcuni operatori si sentono criticati e scrutinati, altri invece collaborano, si impegnano, si interessano. E questo livello di coinvolgimento, questa reazione in positivo e in negativo, è molto legata alle storie personali degli operatori e dai loro concetti di cultura, etnicità e razza. Come risultati abbiamo avuto outcomes molto positivi sia per i pazienti che per gli operatori. È molto difficile modificare la cultura di un'equipe, soprattutto la cultura dell'incurabilità, no? Quella per cui non possiamo fare niente. E quindi un servizio terziario, territoriale, di consultazione culturale può rappresentare un osservatorio privilegiato di culture istituzionali disfunzionali, culture dell'equipe e di una più generale cultura della cura in psichiatria, chiarire i problemi clinici e dinamici dell'equipe e offrire soluzioni fattibili. Quindi multiculturalità nei gruppi istituzionali. E ricordo la mia prospettiva da immigrata, perché sono servizi per immigrati, fatti da immigrati, va bene? Dove lavorano molti immigrati. A Londra, nell'ultimo censimento è stato stabilito che gli inglesi sono una minoranza adesso, a Londra in generale, molto di più nell'area dove ho lavorato. Quindi la razza, l'etnia e la cultura hanno un ruolo molto significativo nella dimensione interpersonale quotidiana proprio per l'eredità dello schiavismo e della colonizzazione. Spesso è un'importanza implicita, non verbalizzata, non esplicitata per political correctness. In UK il dibattito sulla multiculturalità è un dibattito un po' confuso, che non specifica bene se parliamo di razza o di cultura. C'è una polarizzazione delle posizioni tra il political correct e l'aggressività, no? Quindi c'è la destra xenofoba che vorrebbe mandare tutti a casa, chiudere le frontiere per tutta l'Europa, e la sinistra soft, no? Per cui viene tradotto tutto, interpreti da tutte le parti, servizi che assolutamente si devono adeguare, no? alla richiesta dei pazienti in nome della competenza culturale. E vi illustro adesso un'equipe in cui un tremendo conflitto, no? su queste tematiche nascondeva altre sofferenze e altri problemi. Allora, due casi clinici. Iniziare un dibattito sulla diversità etnica e culturale in una kit territoriale, CMHD, Community Mental Health Team, e vi porto a una conferenza, Working in a Multicultural Context, Implications for Systemic Practice, che si è svolta all'Institute of Family Therapy di Londra. Allora, questa è un'equipe territoriale tipica, non so quanto vedete, c'è una gallese, un inglese, uno del Bahrain, la ragazza col vestito verde
viene dall'Irlanda ed è disabile, non ha una mano, sta così, non si vede. Dietro c'è una sudafricana che è di colore ma è albina, per cui ha la pelle bianca. Un medico indiano, un'infermiera di Trinidad, poi qui abbiamo una nigeriana, vabbè, quella sarei io 20 kg fa, l'altro psichiatra tedesco, sudafricana di colore e black British. Questa è un'equipe assolutamente usuale, va bene, a Londra Est. Ci credete che non hanno mai, in nessuna seduta di reflective practice, avuto nessun tipo di discussione, dibattito sulla loro diversità? Mai. Arrivo io, fresca fresca, dall'Italia, ignorantissima, no? Di tutta una serie di contesti storici, no? Culturali, eccetera. È un'equipe quindi multietnica che è stata per più di 2 anni senza un primario stabile, cioè ha avuto tutta una serie di persone che hanno lavorato lì per 2 mesi, eccetera. Io avevo un contratto per cui sarei dovuta essere presente 2 pomeriggi a settimana, cioè questo era l'input, no? Che potevo dare all'equipe. Non c'è stato mai un manager per quasi un anno, da febbraio a ottobre. Elevato turnover degli operatori, chiari elevati tassi di burnout. Un'equipe che ha in carico circa 250 casi gravi di psicosi e disturbi di personalità, pazienti, come ho detto, africani, caraibici e asiatici, più di 750 invii all'anno da distribuire o da prendere in carico o da rinviare da qualche altra parte. E per il collocamento geografico dell'equipe, molti pazienti in libertà vigilata che vengono piazzati, no, quando escono di prigione, in libertà vigilata, vengono piazzati a vivere in una specie di albergo che è nel territorio di questa equipe. Quindi i pazienti sono molto complessi e anche rischiosi. Questo è il contesto generale. Sintomi di esordio di un certo malessere di questa equipe. Mi ripeto ancora, la tipica risposta al paziente africano: trovare un gruppo di africani di volontariato. Arriva la donna del Bangladesh, troviamo un gruppo di donne del sud-est asiatico. A un certo punto lo psicologo, che è inglese, inizia a protestare che lui non riesce a trovare un gruppo per pazienti inglesi e dice: perché quelli del Bangladesh, del Pakistan, no, dell'India, del Sudafrica hanno dei gruppi specifici e i pazienti inglesi invece no, non è giusto. Un altro operatore che aveva avuto un disaccordo con l'altro psichiatra tedesco si lamenta che vogliono un primario inglese nell'equipe. Anche questo non provoca nessuno dice: ma forse c'è un po' di tensione, no? Forse facciamo, non so, una supervisione, no? Nessuno dice così. L'equipe inglesi ogni tanto fanno quello che chiamano un away day, cioè un giorno in cui si chiude il servizio e tutta l'equipe va da un'altra parte a fare una serie di attività, di training, di supervisione, di presentazioni di casi clinici. E io, fresca fresca dall'Italia, propongo che ci sia un gruppo in cui si comincia a discutere, no, la nostra diversità, le gioie e i dolori di questa diversità,
e come, insomma, se ci sono così delle cose positive che questa diversità può portare, per esempio pratiche diverse, idee diverse. La reazione del reparto è entusiasta, vogliono assolutamente fare questa cosa. La reazione invece dell'equipe territoriale, che ho descritto, è molto negativa. Il giorno prima c'è un meeting di questa equipe in cui scusate, mi manca la parola un attimo. Sul verbale, ecco, sul verbale del meeting si dice: l'equipe è stufa di questi medici bianchi che arrivano da noi e vogliono iniziare le discussioni sulla diversità culturale. E abbiamo già fatto il nostro training obbligatorio in competenza culturale, per cui è un'attività che noi rifiutiamo. Quindi mezza equipe non viene al gruppo culturale, invece il reparto viene, collabora, e alla fine il gruppo culturale sul feedback alla fine della giornata è di gran lunga l'attività preferita, che ha avuto i voti migliori. Il manager alza il telefono e mi dice: guarda, io capisco, sai, gli infermieri di reparto sono molto molto rozzi, chiaramente hanno apprezzato il gruppo culturale. Gli operatori sul territorio naturalmente, insomma, hanno un altro tipo di formazione, sono molto più, hanno fatto più training, eccetera. Il gruppo culturale l'avranno fatto alle elementari già. Capisco perché non sono venuti. Quindi presento il caso in supervisione e la discussione verte sulle possibili cause, diciamo, sottostanti di questa atmosfera nell'equipe. Ci sono forse tensioni interetniche o interculturali, o è un fatto di così che sia stato il primario, no? Una figura di vertice, no? Proporre questo gruppo culturale, forse perché il primario è una donna, si sono sentiti, no? Discriminati, oppure c'è una sofferenza sistemica più profonda che emerge su questi temi. Cosa faccio? Presento il caso per iscritto nella pubblicazione della ASL, quindi viene distribuita a tutti gli operatori, che si arrabbiano moltissimo che ho fatto questa cosa. Propongo una discussione allora su perché sia stata pubblicata. La risposta è assolutamente no, il manager fuori di sé, perché dal suo punto di vista gli ho presentato un'equipe disfunzionale, no? Da tutto il resto della ASL. Il caso numero due è la conferenza dei terapeuti sistemico relazionali l'anno successivo, questo era il titolo. E la conferenza la mattina aveva dei relatori, il pomeriggio c'erano dei gruppi, dei workshops diversi, e uno era questo: Working with Race Issues Within Ourselves and in Our Patients. Questo workshop era coordinato da un famoso psicoanalista della Tavistock, uno dei pochi, forse l'unico no adesso, ma allora uno dei pochissimi di colore. Questo era l'abstract del workshop, che veniva presentato così: l'eredità psicologica dello schiavismo e del colonialismo influenza ancora oggi le relazioni tra persone di diversa razza e cultura. Molti tuttavia tendono ad evitare il dibattito perché da esso scaturiscono emozioni inesplorate e difficili da gestire. Questo workshop, questi erano gli obiettivi: dimostrare nella pratica come le dinamiche razziali agiscano in maniera distruttiva a livello intrapsichico, riflettere su tali dinamiche, esplorare le modalità attraverso le quali è possibile lavorare su di esse a livello personale e con i nostri pazienti. Questo workshop suscita un enorme interesse, si iscrivono quasi tutti a questo workshop, che quindi è completo già alle 9 del mattino, e il moderatore chiede ai partecipanti di lavorare sulle loro esperienze personali su questi temi.
Allora, una psicoterapeuta dice: io sono, vengo dall'India, mia madre mi viene a trovare, andiamo in un negozio, mia madre le piace un po', è vestita tradizionalmente col sari, piglia su un paio d'orecchini per guardarla e la commessa corre, no? Nel panico, dicendo: no, non guardi, non se li provi, non se li metta, non se li metta, però non si provi questi orecchini, perché sa, magari c'ha l'HIV. Segue una psichiatra dall'Austria che ovviamente si interroga su come la propria nazionalità venga percepita, no? Dai pazienti, per la storia, no, dell'Austria durante la guerra. E sempre fresca fresca come prima arrivo io e illustro il caso. E illustro il caso dalla prospettiva in cui ero prima, cioè non avendolo capito bene, e porto al gruppo proprio questa prospettiva, no? Aiutatemi a capire, io non capisco bene che cosa è successo e mi sento come, no, arrivo dall'Italia e mi sento coinvolta in questo tornado, no, interrazziale, postcoloniale, la cui storia non mi è propria, perché non sono inglese. Eravamo seduti a semicerchio, una terapeuta di colore si alza, arrabbiatissima, dicendo: non si può andare avanti così, no? Che arrivano questi bianchi freschi da tutto il resto del mondo e non capiscono e non sanno come l'eredità postcoloniale, no? E lo schiavismo ancora influenzino le dinamiche di oggi. Non è accettabile avere gente così nei servizi in una zona multiculturale. Io mi riduco a queste dimensioni, l'imbarazzo e la tensione del gruppo invece esplodono, alcune reazioni solidali, alcuni si cominciano a chiedere: ma insomma qui cosa stiamo facendo, che cavolo di gruppo è? E fermano la registrazione, cosa che io trovo assolutamente terribile in un contesto sistemico che si ferma. Quindi, diciamo, questi sono due casi clinici di quanto è molto difficile parlare di questi argomenti e degli acting out, no? Che provocano, sia l'acting out mio naturalmente, no? Arrivare fresca fresca dall'Italia e voler intavolare discussioni su questi argomenti così da una prospettiva un po' aliena, no? Quindi tanto interesse quanto avversione, no? Il reparto viene al gruppo culturale, l'equipe territoriale assolutamente rifiuta, tutti si iscrivono al workshop e il workshop esplode, no? Completamente al congresso. Non è chiaro chi può parlare, chi è che può iniziare la conversazione? Può iniziare una conversazione su queste cose se hai una faccia bianca, se sei tedesca, se sei inglese, se non lo so, se sei una donna. Io naturalmente arrivo dalla prospettiva della figlia del sopravvissuto all'olocausto, no? Però ho una faccia bianca, se non lo dico che sono una minoranza etnica, non è visibile, non si vede. C'è chiaramente un processo di minaccia reciproca delle identità, no? All'interno dell'equipe. Per cui un discorso sulla diversità che inizia, sulla diversità culturale, culmina invece in entrambi i casi in un conflitto interrazziale. E questo è come l'eredità dello schiavismo, del colonialismo, influenza ancora oggi le relazioni interetniche e interrazziali in un contesto come quello londinese. E un'ultima così notazione sulla assoluta tossicità di queste esperienze, che sono veramente molto dolorose, che però insegnano moltissimo.